Arturo Martini era stato un grande protagonista tra le due guerre, ma Marino Marini è sicuramente l'artista a Milano più importante, insieme a Fausto Melotti, che accompagna il percorso, il decorso dopo l'uscita dell'età del fascismo e con l'avvento quindi del nuovo Stato della Repubblica Italiana, con tutto il connesso culturale che si porta appresso. Qui abbiamo Pomona, opera del 1945, segna proprio il cambiamento totale da un punto di vista culturale ed ermeneutico dell'Italia, uscita da un periodo di un ventennio di dittatura e da una schiavitù culturale che l'ha resa praticamente un paese provinciale. E sebbene fioriscano molti interessi di carattere artistico ed estetico, con grandi figure che il ministro Bottai ha sempre lasciato libero di esprimersi nelle biennali e nelle triennali, sicuramente qua assistiamo ad una innovazione. Il mito di Pomona e Vertumno, che è di origine etrusca e che poi trova riferimenti nelle Metamorfosi di Ovidio, affascina Marino Marini, che è uno scultore toscano, che ha in mente tutta l'Etruria, ha in mente tutto il problema del quattrocentismo, da Donatello a Mino da Fiesole, a Desiderio da Settignano, sino ad Agostino di Duccio. Quindi ha tutta una ricchezza di formulazioni estetiche che si combinano con questo senso della mitologia classica. Il problema di Vertumno e Pomona è stato sollevato anche da Jacopo Carrucci da Pontormo in affreschi meravigliosi che ha realizzato appunto in Toscana e quindi ci sono riferimenti ancora una volta e scultorei e pittorici. Il problema di Vertumno e Pomona, l'amore, l'eternazione e l'eternità, il senza tempo, il problema del tempo e della sua durata, non in senso picassesco, non in senso bergsoniano, ma in senso di richiamo al mondo classico come straordinaria realizzazione che possa durare, chiedendosi il perché possa durare. Non dando la risposta scontata del neoclassicismo che dura perché è perfetto, perché dura sovrastando il decorso dei tempi e le mode dei tempi. Non è questo il problema che Marino Marino si pone il problema del perché affascini questa durata che è come dire, quasi un sognare ad occhi aperti, rivedere le modalità delle Venere classiche e il loro senso di naturalezza pensata e argomentata. Ed è lo stesso di un grande compositore impressionista, o chiamato così, che è Maurice Ravel, il quale ha realizzato, ad esempio, in Daphnis et Cloo, primo e secondo movimento di un balletto, l'idea proprio del guardare a questo sogno pagano e del capire come mai la mente umana ne è rapita. Naturalmente, insieme all'eternità, c'è il mito della donna e della sua fecondità, che Marino Marini sente come fondamentale in questa figura, ricordando ovviamente quanto sia importante fin dal mondo preistorico questa sua cessione di rapporti fondamentali per il durare del genere umano, per la continuazione e la ricerca che l'umanità svolgerà senza creare, e questa è una risposta che Marino Marini dà, la morte dell'arte in senso hegeliano, anzi, sta ad indicare che l'arte si rigenera continuamente grazie alla creatività. La struttura, come si vede, richiama sicuramente tutto un problema estetico ed ermeneutico che va dall'Afrodite Cnidia di Prassitele del 364 alla nascita di Venere di Sandro Botticelli del 1485,
opera sicuramente amatissima dal mondo toscano, che richiama Lorenzino de' Medici, che richiama la villa di Castello e naturalmente Niccolò Cusano e Pico della Mirandola. Ma nel contempo c'è una strutturazione che risente e paga il contributo all'avanguardia di Pablo Picasso, che rappresenta in modo molto meno naturale, molto meno organico e equilibrato e molto più sintetico la figura femminile. Qua si vede benissimo come la strutturazione del puntello e del plinto non impedisca comunque di guardare al chiasmo e alla variazione sul tema del braccio dietro al fianco, il sinistro, che costituisce comunque una novità e scorpora l'idea del classico chiasmo a chi. Anche la simmetria appare leggermente violata, l'euritmia è naturalmente non rispettata, mentre la ponderazione si avvale di quel percorso netto di immedesimazione tra la zona minerale della struttura del calcare e la struttura del polpaccio e del ginocchio, quindi della rotula, con un ampio percorso sintetico dei seni, della zona addominale e naturalmente una modulazione estremamente geometrica e sintetica del volto, che rappresenta l'enigma della durata e della bellezza e della grazia e dell'edonismo dentro la scultura classica.